Benvenuti, benvenuti lunedì pomeriggio, 15 puntualissimi alle 3 pomeridiane, l'ennesimo appuntamento con voi della trasmissione estiva dal prolungamento di Calcionate in commenti in Casa Rossazzurra. Siamo a Calcionate Flash, come sempre Vincenzo Lacorte e Salvo Russo. Salvo, buonasera. Buonasera, buonasera Vincenzo, buonasera a tutti i nostri amici che ci seguono da casa, che ci seguiranno e che interagiranno, mamma mia, a quest'ora di pomeriggio interagiranno, è difficile, però è uscita, interagiranno con noi. Allora, diamo subito i numeri, non del lotto. No, noi non siamo lottologhi, in passato li abbiamo avuti, però adesso sì. No, niente, abbiamo cambiato mestiere. Però poi sono numeri comunque cominciamo, buoni. Cominciamo, allora cominciamo con l'indirizzo WhatsApp, che è già bel pronto in sovraimpressione, 340 051 12 86, 340 051 12 86. Ma sicuramente ricordiamo anche le frequenze, come sempre ci potrete seguire sui canali 15 e 18 per quanto riguarda l'HBBTV Sicilia, c'è anche la stessa frequenza, l'analoga modalità per il canale 268 sul nazionale, poi il sito istituzionale www.globusmagazine.it/video, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, nonché il social per eccellenza Facebook e la omonima pagina Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, le ultime arrivate in casa Globus Television, che sono Local TV e Cyborg TV per i tanti amici che ci seguono dall'estero, Globus Network Italia e l'app che potrete utilizzare per seguire l'intera programmazione di Globus, compresa anche quella musicale, oltre il discorso televisione. Detto questo, si comincia, in molti alla direzione del Catania sono al lavoro. Ricordiamo che la settimana scorsa, come avevamo detto nell'ultima puntata di lunedì, poi si è chiusa definitivamente il discorso toscano, no? Era semplicemente una questione di trovare l'accordo con la società, così come avevamo riferito, no? Trovato questo benedetto accordo col Cesena, tutto è stato di una semplicità enorme, perché pare che non era mai successo niente, praticamente era come se fosse lì già da settimane, assolutamente. Nell'occasione abbiamo avuto anche maniera di sentire Grella, mi sembra, tu stesso gli hai fatto una domanda, Salvo. Sì, in verità nel corso della conferenza stampa di presentazione con Toscano c'era anche Pelligra, sì. Ma poi noi qualche giorno dopo, nel fine settimana, abbiamo incontrato di nuovo Grella per tornare su alcuni argomenti, uno in particolare l'avvio di questa stagione che ormai è prossimo, e quindi durante la presentazione di un altro evento lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto appunto un flash. Il flash di questo avvio di stagione. Ascoltiamo. Andiamo. Sì, per quanto mi riguarda la parte sportiva sono contento, ho da completare qualche ultimo diciamo movimento per mettere a posto lo staff e poi insieme al direttore, al mister, di disegnare la squadra. Per me ora è molto importante consolidare la società, mettere dentro le persone giuste per fare il nuovo percorso, i nuovi passaggi che noi dobbiamo fare per diventare sempre più efficienti, sempre più professionali, creativi, perché il club deve durare nel tempo, deve migliorare in tanti aspetti amministrativi che io spero quest'anno diamo una svolta importante. Sarà una stagione impegnativa, del resto come le altre, probabilmente più impegnativa perché l'asticella si è alzata anche sotto il profilo delle aspettative. Io penso a Catania l'aspettativa è sempre alta, per me è uno stimolo in più, mi fa stare sempre attento a quello che facciamo. So che ogni piccolo errore che faccio mi viene ricordato nel tempo, per quello cerco di fare meno errori possibili e cerco di avere la forza di convivere e sopravvivere con la stessa pressione di una grande piazza. Io sono fiducioso che quest'anno
faremo una grande campionato e poi in fondo vedremo. E queste le parole dell'amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella, che ha anticipato, anche se non è stato esplicito, no? Però ha anticipato alcuni temi importanti, ha detto che bisogna, come primo tassello, ulteriore primo tassello dopo l'avvento di Toscano e primo di Fagiano, sì, dare l'assetto ormai definitivo alla società, lo aveva detto anche Pelligra. Anche perché nel frattempo Luca Carra si è accasato alla spalla. Ecco, mandiamo una grafica che il nostro Turi Ferrigno, Salvo Ferrigno, ci ha preparato, grazie, lo ringraziamo sempre. Carra è stato chiamato da Tacopina, no? Sì, da Gio Tacopina, eccolo. Infatti. Questa è la grafica, insomma. Ecco, sembra che ci siano quasi due fedi che si... di questo nuovo matrimonio, sì. Con i colori, una di cartolina annunziale, sembra una vecchia cartolina, in effetti sì. Quindi Luca Carra, Gio Tacopina, l'avvocato che abbiamo conosciuto ai tempi della Sigi, a sinistra la carriera del Parma, strabiliante, strepitosa, ovviamente nelle ultime stagioni poi qualcosa si era incrinata e lui stesso prese in largo già a metà campionato, la stagione del Catania che, se la guardiamo, poi non è che è così brutta da guardarsi, perché ci sono delle caselle, si parla di un primo posto in Serie D, si parla di una Coppa Italia vinta, si parla di playoff quasi a sfiorare una finalissima, una semifinale, no? Praticamente, quindi, scusate, sfiorare una finale praticamente a tutti gli effetti. Quindi... Beh, è chiaro che... Non ci sono le tre promozioni di seguito, record assoluto, tuttora imbattuto per i tre campionati consecutivi vinti dal Parma, ma tutto sommato io direi che non possiamo lamentarci. Certo, il Carra degli ultimi tempi non sapevamo più chi fosse, no? Perché si vedeva più praticamente. Un po' a margine, era rimasto un po' ai margini, evidentemente. Però vabbè, adesso ci sarà da definire appunto il quadro dirigenziale con il nuovo direttore generale e poi altre figure che faranno parte. Tra l'altro, a proposito di dirigenti o di figure... lo stesso Pellegrini in prima persona, dopo che qualche mese fa ci aveva pensato Grella, lo stesso Pellegrini in prima persona ha ribadito l'essenziale presenza di Lodi nello staff della società, no Salvo? Vedremo poi con quale mansione, no? Eccetera. A proposito di mansioni, nel frattempo Toscano si è insediato ed è lui che ha definito la squadra che lo accompagnerà, quindi sarà affiancato dal vice storico Michele Napoli, da Angelo Porracchio che sarà il preparatore dei portieri, Andrea Nocera sarà il preparatore atletico e nel ruolo di collaboratore, stretto collaboratore del mister, è stato confermato dalla società anche Leo Vanzetto. Tutti hanno chiesto di Michele Zeoli durante la conferenza stampa, non c'è ancora un ruolo all'interno assegnato della società, ma probabilmente si pensa ad una strategia diversa, visto che ormai è insomma la luce sotto il sole, sì. La collaborazione fattiva con il Paternò che è ritornato in Serie D, si vocifera, voci anche questo, rumors che girano, che Michele Zeoli potrebbe essere il nuovo allenatore del Paternò. Chiudiamo parentesi. E quindi gli aspetti di collaborazione fra Paternò e Catania, da sempre società sorelle, vicine, vada anche oltre l'aspetto dei giovani, ma si vada vera e propria sinergia ai quadri tecnici. Assolutamente. Perfetto. È una voce che seguiremo sicuramente e commenteremo insieme. Bene, a proposito di voci, anzi si chiamano rumors, no? Siamo tempestati dei rumors, praticamente si potrebbero fare quasi due squadre, perché praticamente i nomi che sono accostati al Catania e considerato che ancora non si parla di dismissioni, ma solo di eventuali interessamenti, davvero raggiungiamo numeri stratosferici. Vorremmo cominciare a guardarne qualcuno? Ci incuriosiscono, come no? Ci sono tanti nomi che ci incuriosiscono, perché poi guardandoli ricordiamo, molti li abbiamo già incontrati, di molti abbiamo parlato anche durante la fase playoff. Cominciamo da Armando Anastasio. Armando Anastasio, napoletano, ultima questa stagione appena conclusa con la Casertana, sì, quindi la Casertana dei miracoli, no? Che ricordiamo cominciò l'ultima, 36, cominciò a settembre. 36 presenze, 2 gol, 3 assist. Una buona figura, un tuttocampo di sinistra, giusto? Riesce a fare bene tutte le mansioni.
certamente avanti in fase offensiva, ma la Bisogna può essere anche occupato nel ruolo addirittura basso. Diciamo che è uno di quei profili che il Catania va cercando, esatto, perché può garantire appunto la copertura dell'intera fascia, quindi come terzino sinistro, ma anche come ala sinistra, e quindi può dare spinta lì in avanti. E quindi secondo te si potrebbe adattare anche come quinto per venire incontro? Assolutamente, sì. È un buon profilo da questo punto di vista, ecco perché è fra i candidati. Andiamo avanti, regia, la prossima schermata, la prossima grafica riguarda Eddie Cambianca, giovane, classe giovane, 2003, 21 anni, infatti, e ha giocato attualmente, proviene dalla Virtus Verona, perfetto, sta giocando, insomma è ancora tesserato con la Virtus Verona, e, diciamo che nel campionato scorso un 30 centrale presenze, difensivo, sì, centrale difensivo, quindi anche questo figura sicuramente giovane, il Catania potrebbe puntare decisamente su un profilo così giovane, magari per dare l'opportunità, per avere una pedina di scambio, un'opportunità di scambio, certo, assolutamente sì. Altra grafica, e vediamo un po' questa carrellata, questa lunga carrellata che abbiamo detto paventa un'intera squadra praticamente, anche più, sì. Andiamo a D'Andrea, se non ricordo male, Filippo D'Andrea mi sembra che ci debba essere adesso in arrivo, eccolo qua, Filippo D'Andrea, Audace Cerignola. Ricordiamo che era un salernitana, poi ha girato in prestito parecchie realtà, fino a quando è entrato nel ruolo dell'Audace Cerignola, altra squadra che ha fatto bene anche questa stagione, e quindi anche lui un profilo nella maturità, 25 anni, punta centrale, quindi un argomento che ci sta molto a cuore, no? Perché quest'anno è stato un po' il tallone d'Achille, quella della prolificità d'attacco, sebbene qualcosa si è visto, ma non quello che immaginavamo, è stato il vero punto debole, quello della mancanza dei gol. La cosa interessante è che nei momenti focali D'Andrea può essere adattato anche a sinistra, anche come sotto punta addirittura, sì. E quindi potrebbe essere una pedina, un bel jolly d'attacco importante, sì, un bel jolly d'attacco sicuramente. Bene, grazie regia, andiamo avanti. Abbiamo una persona di cui abbiamo parlato in passato, ma siccome sappiamo della sua vicinanza al tecnico toscano, che è De Rose, no? Di De Rose ne abbiamo parlato già nelle altre due volte. Ne abbiamo parlato, così come abbiamo parlato di, esatto, altri profili, altri che potrebbero provenire proprio da Cesena. Sì. De Rose, sì, lo abbiamo detto, è un mediano centrocampista centrale, classe 1997, non giovanissimo. Ha una 36, certa maturità sicuramente. Però è uno di quei giocatori appunto maturi, di grande esperienza. Ancora una volta ha dato dimostrazione di che ci sa fare, che gli anni non sempre corrispondono a poi quello che dai in campo, anzi, tutt'altro, ha fatto molto bene, e riteniamo che la vicinanza con Toscano e il fatto che lo abbia seguito in altre occasioni possa essere una cosa interessante. Peraltro è stato uno dei titolari quasi inamovibili, esatto, nella formazione, esatto, di Toscano. E quindi un senso ha collezionato, certo, 33 presenze, certo. Un senso c'è, assolutamente. Beh, lì è un ruolo determinante, no? Sì, dove riteniamo molto determinante, assolutamente. Sì. Lo scorso anno lì abbiamo avuto una carenza sofferto. Anche in quelle gare che ci piacevano mancava quell'aspetto del centrocampo, si andava avanti con la forza, con qualche gol, qualcosa, ma mancava sempre quella, diciamo, che potrebbe essere che lui c'era. L'uomo d'ordine, sì, assolutamente. Andiamo con Gianluca Carpani, recanatese, una bella storia già, perché anche lui già nella maturità, 30 anni, un trequartista, no? Ma anche mediano, quindi un'altra persona, un altro jolly che può fare al caso di un Catania anche nel discorso fantasia, qualità, quindi può sia fare la gestione del centrocampo quanto essere più offensivo piazzandosi sulla trequarti. Con le caratteristiche che ha in quella parte centrale del campo potrebbe venire buono nelle fasi di ripartenza, quindi conquista palle e ripartenza potrebbe essere una pedina fondamentale. Assolutamente. Stiamo cercando di tirare dei profili che possono essere veramente utili alle necessità del Catania, no? Poi abbiamo Ivan Marconi, forse ne abbiamo già parlato, non mi ricordo bene, però è bene rivederlo, anche Ivan Marconi, terzino sinistro, sappiamo che lì abbiamo un vuoto, abbiamo delle carenze, no?
perché è vero che tornerà Maffei, ma Maffei probabilmente sarà anche egli una pedina di scambio per altre cose. Anche potrebbe, no? Essere pedina di scambio, certo, lo scorso anno si è adattato parecchio a quel ruolo, per esempio. Si sono fatti tanti esperimenti. Sì, si è adattato Castellini, si è adattato Cicerelli, prima che passasse sul fare il braccetto. Sì, sì, diciamo che potrebbe... No, Cicerelli, venire... perdonami, Celli, certo. Scusate, no, ho fatto io non una. Mi veniva. Certo, hai ragione. Cicerelli, no, fino a quel punto no. No, vabbè, no, che ha fatto Celli, il mediano, Celli. Ma anche il terzino sinistro no. Celli, scusate, prima di fare poi il braccetto nella difesa a tre. Quindi anche questo però maturo. Ivan Marconi anche lui ha i suoi anni, però anche lui una buona stagione. L'unica cosa che mi perplime un po' è che viene dall'altra sponda della Sicilia. Scherziamo naturalmente. Non ha avuto grande spazio, diciamo, a Palermo, esatto. Perché ha collezionato solo 10 presenze, ecco. Prodotto comunque del vivaio dell'Inter, e quindi giocatore che ha una lunga esperienza, 473 presenze, è lunga la sua carriera, 16 gol e 7 assist, ma questi sono solo. E anche con parecchie conferme, non è che sia uno di quelli con la valigia sotto braccio, eh? È uno di quelli che è stato almeno 3-4 sì, anni. Sì, con Savona, con la Cremonese, sì. Ha giropagato un po'. Quindi vuol dire che è una persona anche che sta bene negli spogliatoi, nelle società. Diciamo che l'ultima stagione non è stata saltata. Non è stata quella che un po' tutti si attendevano. E passiamo a un quasi omonimo, passiamo da Marconi a Manconi, a Jacopo Manconi, no? Jacopo Manconi, un'altra punta interessante, perché anche lui centravanti, sotto punta, alla sinistra, quindi una punta importante, 30 anni, quindi nel pieno delle facoltà, provenienza Modena. Sì, l'anno scorso col Modena 30 presenze, 3 gol e 2 assist. Perfetto. Sono numeri che insomma possono... Non sono numeri eccezionali, chiaro. No, però di Serie B, però sai. Siamo sempre lì. Poi ognuno plasmato dall'allenatore può anche cambiare la sua vita, no? Come è spesso successo. Quindi speriamo che chiunque verrà a vestire il rossazzurro poi abbia le migliori possibilità. Praticamente tutta la trasmissione la stiamo spendendo in questo modo, ma è giusto, anche perché ufficialmente il calciomercato inizierà il primo di luglio, e quindi i nomi che stanno circolando in questo momento fanno parte di una lunga lista di opzioni che poi naturalmente dirigenti, staff tecnico, direttore sportivo scremeranno a dovere per scegliere i profili. Vedo... Non sottovalutando però il fatto che c'è un altro lavoro alla base che nel frattempo si deve fare necessariamente, sì. Che è lavorare sul gruppo esistente per capire quali sono i profili che possono interessare e quindi rimanere e vestire rossazzurro, e quelli che invece magari la società cercherà di appunto dirottare, di svincolare varie formule, anche quella del prestito eventualmente, certo. E qualche pedina di scambio che però potrebbe venire utile. Se si parla già, si fa il nome di qualcuno, ma al momento di concreto, effettivamente, diciamo, poi non c'è assolutamente nulla. E ricordiamoci, come dicevamo prima, microfoni spenti, caro Salvo, che in ogni caso il primo luglio è un benchmark che non si può, ovviamente, svicolare, da cui non si può svicolare. Ma assolutamente. Non ci si può svincolare, anzi, più che svicolare. E fino al 30 giugno i giocatori sono tesserati del Catania, quindi non si può fare nulla. Ma non solo, riguarda tutte le società naturalmente. Certo, assolutamente. Riguardo a quello che stiamo un po' facendo, però apprezza il nostro lavoro un amico di Globus che salutiamo, Giovanni Marra, che dice: ci interessa la caratteristica per ciascuna proposta del numero degli incontri eseguito nell'ultimo campionato, siamo troppo scottati, quindi bene stiamo facendo ad analizzare a fondo queste figure con i dati anche statistici che stai implementando nelle varie presentazioni. Saluti anche a Mauro Vaccaro, che ci augura il buon pomeriggio. Saluti e noi ricambiamo. Una delle ultime novità riguarda il profilo del portiere. Il portiere, diciamo che ci eravamo un po' cullati, perché avevamo detto fra Beters e Furlan siamo a posto. E invece nessuno dei due sembra sicuro del posto. Furlan ha richieste, ma anche Beters ultimamente pare che qualche richiesta sia arrivata per il giovane portiere del Catania. Ecco che subito viene fuori il nome nuovo, cioè Marius Adamonis. Adamonis, Marius.
Mario, e forse al contrario viene suona meglio. È più facile. Marius Adamonis. Marius, che è un 97, quindi 27 anni di età. Sì. Proveniente dalla scuola Lazio. Lazio, perché è in prestito al Perugia, di sì, cui ha fatto l'ultimo anno. Però è... La Lazio ha sempre un particolare feeling con i portieri stranieri, no? Sì. Stracossia, Stracossia, certo. E albanese. Quindi nell'ultimo anno, nell'ultima stagione al Perugia, anche qui è stato un punto di forza perché ha collezionato 33 presenze. Esatto. E diciamo che potrebbe essere questa la figura nuova da attenzionare per quanto riguarda il ruolo di estremo difensivo nel Catania. Andiamo avanti. Quindi ci siamo dati da fare anche qui. Andiamo avanti con un omonimo. Quando l'abbiamo visto con la regia dice no, ma non è lui, non lo conosciamo. Mattia questo. Vitale. Mattia Vitale, dai, l'abbiamo incontrato anche l'anno scorso nella squadra dove... sì, sempre Mattia del Vitale. Protone, sempre... No, Mattia Vitale... No, l'abbiamo incontrato l'anno scorso, era in Serie Monopoli, D, in un'altra col squadra, Monopoli. Col Monopoli, benissimo. Sì, benissimo. Giocava lì. Benissimo. Scuola Sampdoria, Mattia Vitale, ex del Catania. Invece concentriamoci su Mattia Vitale, sì, che ha qualche anno in più rispetto al ventenne Mattia Vitale che abbiamo conosciuto, perché classe 97, a 26 anni, proviene, attualmente ha militato nel Crotone, dove ha collezionato 27 presenze, ha realizzato due gol ed un assist. Insomma, è un profilo interessante, anche perché qua va a colmare quel vuoto del centrocampo, tre quarti, quindi sempre fantasia e qualità. Perché evidentemente chi può rilanciare il gioco all'occorrenza diventare offensivo con la propria qualità. Sì, diciamo che l'anno scorso ha realizzato due gol, però non disdegna la conclusione verso la porta nell'arco, esatto, della sua carriera, nelle 224 presenze ha realizzato 13 gol, anche uomo assist. Un ruolo di qualità profilo, sicuramente, diciamo. Sicuramente, infatti. Andiamo avanti e parliamo dell'altro Marconi, no? Perché ci sono due Marconi interessanti per il Catania ed si tratta di Michele questa volta, no? Michele Marconi di Grosseto, anche qui è un avanti con l'età, un over, e anche qui una punta centrale. 35. A noi le punte centrali piacciono sempre ben mature. A proposito di punta centrale, di punte centrali, quindi, e poi vediamo meglio il profilo di Marconi, sì, è chiaro che la primissima scelta si vocifera, ma ormai da tempo rimane artistico, certo, anche se su artistico, però ci sono, c'è l'interessamento pesante di squadre non solo di categoria, tipo Avellino, credo, e anche il Benevento, ma però superiore, anche di categoria superiore, quindi non sarà facile, e quindi il Catania... Anche perché lo abbiamo detto, Salvo, qui non c'è un problema di rilevare del cartellino, qui non c'è un problema di rilevare il cartellino. No, assolutamente. Quindi ovviamente l'appetito viene mangiando, potrà costare di più l'ingaggio, perché evidentemente lì tra lui e il procuratore, allora, diciamo che i contatti pregressi resterebbero significativi, sono, no? Significativi, certo. Si sa, artistico lo aveva fatto capire che comunque gradiva la piazza, certo. Poi è chiaro che adesso dovrà scegliere lui insieme al suo procuratore, pensare anche alla sua carriera, evidentemente, se accettare una proposta interessante da parte del Catania o magari fare il salto di categoria. All'epoca ha valuto interessante un'offerta di 500.000 euro, perché era una bella offerta veramente, a metà del campionato sicuramente. Va bene. E di artistico oggi non metteremo il ritratto perché appunto non abbiamo parlato di... Avevamo ancora un attimino l'immagine di Michele Marconi, perché non avevamo commentato la carriera soprattutto dello scorso campionato, no? Ricordo bene, Salvo. Abbiamo detto Avellino, dove ha collezionato 28 presenze, ha realizzato 3 gol. Siamo sempre là, queste punte da 3 gol. Sì. Ne abbiamo viste tante. Diciamo che nella sua carriera tantissime squadre del nord e centro Italia, sì. Con qualche eccezione, tipo Lecce, no? Se vogliamo, ma poi su Tirol, Venezia, Spalla, Atalanta, Lecco, Alessandria. Anche qua spesso ci sono stati periodi lunghi, sì, progetti e poi l'Avellino naturalmente. Infatti, assolutamente. Andiamo con Salvatore Aloi. Questo è profilo nuovo, Salvatore, sì. Aloi, vediamo un po', è un mediano. Calabrese, centrale. Quindi potrebbe essere una 27 anni, sì, anche lui. L'ultima stagione al Pescara, dove ha collezionato 30 presenze e realizzato anche 2 gol. Quindi
Lui invece conosce la Sicilia, è stato conosce a la Sicilia, a Trapani, è stato con la Regina, ha giocato anche nell'Acragas, ha giocato nell'Avellino, quindi diciamo che è un giocatore che comunque ha una certa esperienza, anche lui ha giocato sempre per ruolo cruciale, quello del mediano, no? Sì, anche lui, quindi opzione centrale come mediano. Va bene, andiamo col prossimo, che è Carrozza, no? Scusate, Corazza. Corazza. Corazza, che guardate niente di meno che cos'è, uno che è corazzato, che Simone è un attaccante. Corazza. Un attaccante, Simone Carrozza. Eccolo qua, Simone Corazza, sì, attaccante naturalmente, e altra opzione eventualmente, perché il Catania fa bene a valutare diversi profili, a non fossilizzarsi troppo su due giocatori. Anche perché c'è la concorrenza, siamo sempre là. E c'è la concorrenza, assolutamente. Ci si muove anche altrove. Al Cesena ha giocato, quindi altra conoscenza diretta di Toscano che l'ha avuto con sé lo scorso campionato. Anche lui, uno di quei giocatori che ha praticamente giocato quasi sempre, 31 presenze, infatti, 11 gol all'attivo, 4 assist. Se sono queste le caratteristiche, tenendo conto che Toscano lo conosce E che anche lui ha diverse possibilità, esterno, alto, sì. Sottopunta, sottopunta, quindi assolutamente interessante. Quindi io ma lo faccio io, metto un bel punto interrogativo seguito da un punto esclamativo. Ok, quindi più che interessante. Spagnoli Alberti. Ho detto tutto. Abbiamo anche Spagnoli. Spagnoli, vediamo un po' Spagnoli come si presenta, quali sono le sue caratteristiche. Un'ennesima punta centrale, svincolato questa volta, ultima stagione all'Ancona. All'Ancona, e sappiamo le vicissitudini dell'Ancona. Quindi svincolato per questo motivo, iscrizione in Lega Pro della squadra marchigiana, sì. 36 presenze ha realizzato nell'Ancona, quindi diciamo che anche lui è stato uno di quei giocatori che ha tirato la carretta e che quindi è nella condizione migliore, diciamo, perché arriva. Lo scorso anno il Catania ha avuto grossi problemi, deficit di qualche giocatore che doveva riprendere la condizione e strada facendo, mentre questi sono tutti giocatori che hanno appena concluso la stagione, parecchi di questi in buona forma hanno tirato tutta quando la stagione. Quando meno non hanno paventato problematiche fisiche. No, assolutamente. Andiamo, siamo quasi in chiusura, Andrea Tribuzzi. Altro nome. Scusate, Alessio Tribuzzi. Alessio Tribuzzi. Ne abbiamo sentito parlare di Tribuzzi parecchio. Romano, no? Romano, questa volta ci spostiamo un po', andiamo nel ruolo quello di fare legna del centrocampo, no? La mezzala tipica, sì. A volte esterno sinistro, anche esterno sinistro, sempre di centrocampo, quindi potrebbe essere quel famoso quinto che cerca Toscano. Altro giocatore calabrese anche lui, quindi lo conoscerà. Abbiamo conosciuto perché Tribuzzi lo abbiamo visto giocare. Gioca nel Crotone, anche lui, tante presenze lo scorso anno, 36. Uno dei cardini della squadra. Come centrocampista non male, ha realizzato 3 gol. Cosa è dato ancora più interessante, 8 assist. Benissimo, per una mezzala non è male. Sono quindi una mezzala di qualità sicuramente, perché se riesce a fare 8 assist, ben per noi se ci fosse Tribuzzi. Anche se c'è il fattore età che come sempre. No, stavolta parliamo di un ragazzo, no? Sì, 25 anni. 25 anni. Un buon profilo. Chiudiamo con Andrea Moretti. Andrea Moretti, eccolo qui. Andrea Moretti. Non ha niente a che fare col Moretti dei vecchi tempi. Proprietà Inter. Girato poi alla Pro Patria, giovane anche lui, perché ha 22 anni, quindi interessante. 2002 come Chiarella. Profilo molto interessante, ha giocato praticamente lì in Lombardia, non si è spostato non a Novara. La carriera è troppo giovane, certo. Sì, troppo giovane, Pro Patria, Inter, Pro Sesto. Però l'anno scorso 38 presenze in Serie C e 4 gol. Assolutamente. Anche importante. Lui, giovane. Ricordiamoci che è un terzino destro alla possibile adattamento al ruolo di difensore centrale. Non ha problemi di piede perché gioca indifferentemente a destra e a sinistra. No, questo mi fa capire che i 4 gol probabilmente sono venuti tutti su colpo di testa. Che potrebbe essere una sua caratteristica. Sì, anche perché dal fisico pare uno abbastanza slanciato. Parlavamo di Corazza, questo è Corazza.
sera invece potrebbe venire buono. Bene, abbiamo fatto un po' uno sviluppo, manca qualcuno che però abbiamo visto nelle scorse puntate, quindi abbiamo voluto proporre un po' i nuovi e qualcuno di molto interessante, nel senso che vicino a Toscano, soluzioni particolari. Saluto Turi Pascali, che ci chiede: ce la faranno questi profili, questi giovanotti, a reggere la presenza di 16.000 o 18.000 persone? Perché chiunque arrivi a Catania deve essere in grado di farlo. E ancora Giovanni Marra: controcorrente, io tratterei di Carmine. Con un gioco significativo i gol sarebbero certi. A quanto pare le difficoltà sono state per una frattura all'alluce, non muscolari. Vediamo un po' su WhatsApp se arrivano altri messaggi. Vediamo un attimino su WhatsApp. Completiamo e garantiamo a tutti, no, di avere. Eccolo qua. Di dare il contributo. Nel frattempo. Vediamo un po', sto controllando. No, non mi sembra che ci siano messaggi su WhatsApp. No, mi sembra di no, non ne vedo. Va bene. Invece erano arrivati questi ultimi sul filo di lana di Giovanni Marra e di Mascali Salvatore, che abbiamo letto. Il discorso psicologico: ce la faranno sti ragazzi a reggere l'onda d'urto di 16.000-18.000 persone? Io non lo so se questo è un falso problema, ma i giocatori che arrivano in dei professionisti dovrebbero essere importanti, potrebbero. E no, ma poi vedi, sono in questo caso abbiamo visto profili molto interessanti, di gente esperta, giocatori di categoria, anche giocatori che hanno avuto esperienze in categorie superiori, di giovani che magari potrebbero arrivare a vivere un'esperienza molto importante, non solo per quello che rappresenta la piazza, ma proprio l'impatto del... Sicuramente iniziare un precampionato, no? Dove poi Toscano avrà modo di valutare se devono restare alla base o se possono essere assolutamente altro. Questo è indubbio. Certo. Però dico che poi evidentemente, no, la frase fatta anche dai dirigenti dello stesso Toscano... Sì, sì. Stiamo cercando profili adatti al gioco che vuole fare l'allenatore, ma soprattutto che capiscano, così come ha fatto intendere Toscano, di entrare dentro la filosofia del tifoso catanese, del della Catania, piazza, sì, di Catania e del Catania. DNA. Ecco, certo. Quella è l'unica cosa che può fare la differenza, è questo. Se entri in questo contesto... Lo abbiamo visto poi con i giocatori. Però devono arrivare fisicamente integri, Salvo, perché l'anno scorso ne abbiamo avuto un handicap, benissimo, probabilmente su quella condizione che abbiamo sottolineato prima. Sia in estate che a gennaio sono arrivati giocatori che non erano al top della condizione, che doveva acquisire strada facendo. E noi non ce lo possiamo permettere. La condizione. Noi questo non ce lo possiamo. Facendo un passo indietro al campionato di esordio della dirigenza. Velocemente, Salvo, che siamo in chiusura, Quel impatto così determinante col pubblico, sappiamo le figure come Chiarella e Castellini, chiaramente. Magari. No, ecco, è stata superata alla grande. Certo, assolutamente sì. E allora vogliamo chiudere con un forte ringraziamento, no? E un caro abbraccio ai campioni italiani della Meta Catania, no? Incredibile, incredibile questa storia che ormai è Catania, è il cuore di Catania da tanti anni e che quest'anno ci hanno veramente fatto emozionare. È arrivato all'apice. Nella terza gara, addirittura in trasferta, hanno fatto delle cose da pazzi e è arrivata questo scudetto e questa coppa del trofeo per quanto riguarda lo scudetto nazionale. Bravissimi Meta Catania, il presidente Musumeci. Ecco qui una foto con la coppa dove vediamo alcuni personaggi a noi cari. Li vediamo che si inseriscono di straforo vicino alla coppa. Sì, scherziamo. Gli ultimi due a destra penso di conoscere. Infatti, li conosciamo. Va bene. E con questo sicuramente possiamo chiudere. Ricordiamo che domani la puntata va in replica su Telerent 7 Gold, canale 15 in chiaro, nel contenitore Top Calcio 24, come di consuetudine ogni martedì, a partire dalle 15. Noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, come sempre ringraziamo
innanzitutto perché non me lo voglio dimenticare, Salvo Ferrigno, perché il lavoro che fa è davvero di una grandiosità, di una pulizia enorme. Grazie Salvo per il tuo grande lavoro sulle grafiche, e così noi possiamo un po' spettacolare fare il rumors. Eccoci qua, chiaramente grazie a Gaetano Ligreggi che non solo ha ideato il programma ma lo conduce dalla regia, grazie al direttore per lo spazio, grazie a Enzo Stroscio, grazie a Figlia Stroscio per l'amministrazione e la segreteria. Grazie a Salvo Russo. Grazie Vincenzo. E Vincenzo La Corte vi saluta, chiaramente a lunedì prossimo. Buon pomeriggio a tutti.